Genova, città del Mediterraneo, ospita a Sala Dogana una mostra sul tema del Mediterraneo e a uno dei lavori più antichi che tutt'oggi resiste. Si tratta di una mostra di Stratis Voyagis, che è un giovane fotografo greco. Abbiamo scelto Genova perché appunto è una città simbolo del Mediterraneo e anche perché, devo dire la verità, a Genova c'è questa struttura bellissima e molto interessante dal punto di vista dell'attività che ha la Sala Dogana, che ospita i progetti dei giovani artisti. La scelta delle fotografie è stata fatta da Stratis Voyagis in collaborazione, naturalmente l'abbiamo fatta, perché lui voleva dare un taglio specifico a questo, possiamo chiamarlo così, un ritratto collettivo di questo mestiere che in fondo è una condizione di vita. Ecco, nelle sue fotografie ritroviamo una ricerca pittorica, se così possiamo dire, non il riportare l'immagine nitida, pulita, ma lasciare allo spettatore intravedere, ricercare un qualche elemento. Esatto, e devo dire che tutti i suoi lavori, non solo questo lavoro sui pescatori, sono così, perché lui cerca di trovare, come lui stesso dice, la realtà dentro le varie situazioni. E, è molto interessante far notare che il fotografo dichiara che ogni suo viaggio, ogni suo lavoro gli fa poi viaggiare nel suo mondo interiore, per cui questi sono viaggi nella sua memoria, nelle sue tradizioni, riscopre lui stesso, e attraverso questo viaggio insieme ai pescatori lui ha riscoperto una parte della sua tradizione, perché lui è stato dentro le barche, ha seguito i pescatori in tutti i paesi dove è andato e ha vissuto e ha viaggiato con loro per scoprire tutta questa leggenda, diciamo così, del pescatore del Mediterraneo. Adesso sta lavorando molto anche con il video, perché questo progetto dei pescatori si è evoluto, possiamo dire così, è diventato più articolato, più completo, ed è diventato un progetto che si chiama Another World is Here, un altro mondo è qua. È un progetto che lui sta portando avanti con una giovane fotografa greca, Thekla Malamu si chiama, sempre nomi particolari, e comunque loro stanno girando tutta la Grecia con un caravan attrezzato e stanno documentando le vite di persone strane, alternative, vite di gente che sta scomparendo in questo periodo, e questo con il sostegno economico di una grande fondazione, la Fondazione Niarchos in Grecia. Quindi diventa un progetto educativo, di documentazione molto più completa. Se dovessimo indicare quale fotografia rappresenta maggiormente l'artista fra quelle esposte? Io direi questa fotografia del vecchio pescatore in pensione, che comunque continua ancora a riparare le reti e continua ancora a fare il suo lavoro con passione. È molto interessante vedere i colori molto vivaci che comunque Stratis Voyagis usa sempre o quasi sempre nelle sue foto, che sono una parte importante del suo lavoro, e poi vedere questa umanità con una grandissima saggezza, anche possiamo dire un'amarezza nella loro vita, che però sono persone molto semplici che cercano di portare avanti questa vita, possiamo dire, difficile, in povertà, ma con grande semplicità e con grande dignità. Quindi questo ritratto del vecchio pescatore credo che rappresenti molto bene il lavoro.